Cari amici, care amiche, bentrovati e buon inizio settimana a tutti voi a tutte, voi, davvero buon inizio settimana e devo dire, in realtà la settimana già è iniziata con la bellissima trasmissione che Franco ha condotto eh, dalle 14 o poco più tardi, eh, eh sino alle 16.30, e invece a me il compito di accompagnarvi in questa. Trasmissione serale, come sempre, la, il lunedì sera apriamo le trasmissioni serali della settimana. Con me lo staff tutto al femminile e quindi la mia amica Alessandra, al centralino, ciao Ale. Ciao Giorgio e buonasera a tutti i cari amici a casa. Perfetto, allora buona, buon lavoro alla nostra amica Alessandra che è già eh, pronta ad accogliere tutti i vostri interventi. E poi eh, la coppia è inossidabile, quindi ehm, Raffaela, parto da, da lei al centralino, insieme a Laura alla telecamera, si alterneranno regia e telecamera. Ok, partiamo signori, io non ho, mh, come dire, ehm, voglio subito andare su un lavoro importantissimo, su un lavoro fondamentale, vieni carissima mh, Laura, che è quest'opera al numero 12. Io voglio partire subito da, da questo lavoro, nonostante la copertina sia fondamentale, perché questo è eh, forse uno dei quadri più importanti che Arte Investimenti abbia mai proposto di Mario Schifano in quanto è una delle emulsioni più significative e più importanti, che abbia mai realizzato. Però voglio partire da questo lavoro al numero 12, perché eh, amici cari, sicuramente. Questa sarà una delle ultimissime possibilità che anche il pubblico di arte e investimenti avrà di scegliere un'opera di Renato Mambor, di Renato Mambor, a queste condizioni economiche, a questo range di prezzo, a queste economie. Sarà veramente molto complesso e difficile nei prossimi mesi, dopo l'estate, quando il mercato poi riaprirà intensamente, entrare in possesso di un'opera di Mambor importante come, questa, importante come questa, a queste cifre. Attenzione, signori, ehm, abbiamo notizie di mostre future, di, ehm, diciamo, anche interna... Cerco di spiegarmi meglio, sì, mercato internazionale, però abbiamo notizie di investimenti su Mambor che stanno, già sono iniziati e saranno molto più intensi nei prossimi anni, quelli che verranno immediatamente, il prossimo anno, adesso, i prossimi mesi, occorre far passare appunto ehm, questi mesi estivi, ok? E poi, amici e poi amici carissimi, il fenomeno Renato Mambor che già è iniziato, che già è sotto gli occhi di tutti, di nuovo, di nuovo verrà straordinariamente esaltato. E allora i prezzi cambieranno, e allora le economie a cui si è potuto sinora mettere in collezione le opere di Mambor cambieranno, ancora questo è un lavoro che si può scegliere a una cifra contenuta, piccola, non sarà più possibile, non sarà più possibile, non sarà più possibile, amici cari. Bene. Cerchiamo di spiegare nel dettaglio quello che sta accadendo. Mambor, lo sapete, è uno dei artisti più significativi del suo tempo che esordisce negli anni Sessanta, certamente, in quella, Roma, in quella Roma e già in quel contesto è una figura unica. È una figura che ha pochissimo a che spartire con una pop conosciuta, con la, con la pop più, più immediata, se popular lui è stato, lo è stato concettualmente a livelli molto alti, però l'esordio è in quella Roma, in quegli anni 60, e intendo dire subito è un solista, in quello che fa, nel come propone la sua arte. Ci sono dei punti in comune intensi fra Festa, in quegli anni, fra Festa, fra Schifano, fra Angeli, fra Lombardo. Beh, lui è da subito un'altra cosa, è da, ha da subito un'altra dimensione. Mm? È legatissimo, è legatissimo anche a quelle amicizie, anche a quel contesto, anche a quegli artisti, in, in certe sue opere, il Diario degli Amici per esempio ci dimostra questo, attenzione, non voglio dire che sia un solista anche umanamente, tutt'altro, lui è un uomo eh, da, che, che condivide l'esistenza, okay? il pensiero, il suo linguaggio, però è un linguaggio unico, suo proprio, negli anni 60 appunto l'esordio, il teatro, una lunga pagina dedicata al teatro e poi nel nuovo millennio il ritorno. Alla pittura, il ritorno all'arte visuale intesa come pittura. C'è un'importanza straordinaria sia negli anni 60 che negli ultimi anni di Mambor. Vedete, Mambor non è mai stato artista che ha lavorato per il mercato e che ha fatto arte e pittura per le gallerie, per i mercanti, per i collezionisti, mai. La sua è una ricerca personale proiettata verso gli altri, verso il pubblico, per cambiare le cose, lui è stato anche attivissimo socialmente, certamente sì, con il teatro, il teatro impegnato, non può che essere questo, però è, è, fa tutto questo perché prova una necessità forte, una necessità forte, intensa, mh? che poi si sviluppa, si sviluppa nella, nella costruzione dell'opera, dell'opera. Tutto questo si sta tramutando in valore commerciale, economico. La grande critica ha sempre esaltato il percorso di Mambo. La grande critica ha sempre esaltato il pensiero di Renato Mambo. Più difficile rispetto ad altri pensieri, ad altre, ad altre intellettualità, sicuramente più complesso il pensiero di Mambo. Oggi però il grande mercato, il grande mercato, sta lavorando per creare un'operazione commerciale, parola che non dobbiamo temere, per creare anche una speculazione, per creare un valore economico in crescita fondamentale. Cosa vuol dire questo? È molto semplice, è molto chiaro. È molto chiaro. Ci sono gallerie di livello internazionale che hanno scelto Renato Mambor come nome fondamentale per i prossimi anni, come nome fondamentale per i prossimi anni. Attenzione alle operazioni commerciali ed attenzione anche alle mode. Ci sono operazioni d'operazioni, ci sono delle, eh, degli interessamenti del mercato di vario livello, c'è l'operazione italiana, c'è l'interessamento tutto italiano che magari porta un artista ad costare i 3, i 4.000, ai 10, ai 12, benissimo. Poi c'è un altro livello commerciale, c'è cioè un'altra dimensione commerciale, mercantile, che è quella internazionale. E questa dimensione è una dimensione ad appannaggio di poche gallerie, di poche gallerie in Italia, che possono permettersi di entrare nel mercato mondiale, che possono permettersi di andare a Basilea, di andare nelle grandi fiere. Del Mondo, Londra, New York, altri luoghi, e proporre la filosofia della galleria, proporre le opere della galleria. Sono poche, sono poche le gallerie che possono fare questo. E sono le gallerie che trattano i nomi mondiali dell'arte italiana del 9. Il grandissimo, straordinario, importantissimo Boetti, però il capolavoro di Boetti, la grandissima opera di Burri, ma il cretto nero un metro e mezzo per un metro, il fontana formidabile, il pistoletto, lo specchio anni 60, um, due metri e mezzo per un metro e ottanta. Bene, queste gallerie, una in particolare, non voglio fare nomi evidentemente, ma lo sappiamo tutti, sta con forza proiettando Renato Mambor, Renato Mambor in quella dimensione. In quella dimensione e questa cosa ha delle conseguenze. E questa cosa ha delle conseguenze. Allora la prima conseguenza è ed è quella che ma non è la più importante, è quella che tutti noi tocchiamo con mano, è il prezzo. Il prezzo. Un'opera si poteva comprare, si poteva mettere in collezione a 5 Adesso costa 30. Accidenti come è cresciuto. Mm? Okay. Questo perché nel mercato mondiale eh, i riferimenti, i parametri economici sono totalmente differenti. Nel nostro mercato italiano quando si vende un'opera a 100.000 euro la si è venduta ad un prezzo molto alto. Un gallerista italiano che in una fiera italiana vende un quadro a 100.000 fa i salti di gioia. Fa i salti di gioia, perché ha venduto un quadro molto importante, importantissimo, in Italia, In Italia. nelle grandi fiere internazionali, nel grande mercato internazionale, con 100.000 euro compri una cosa media. Le cose importanti costano milioni di dollari, milioni di dollari, milioni di dollari. Costano milioni di dollari. Questo perché... I collezionisti, i collezionisti che a, a cui si rivolge il mercato mondiale sono i più ricchi del mondo. Allora qualcuno potrebbe dire, beh, anche il mercato italiano si rivolge ai grandi ricchi italiani, e ce ne sono di ricchi italiani che possono spendere milioni, ma i grandi facoltosi italiani comprano a livello mondiale. Si eh, competono con altri collezionisti nelle aste e nelle acquisizioni, con, cioè il miliardario italiano. E ce ne sono come competitor in asta a quello cinese, quello russo, quello, de, quello del mondo. E lì si parla di milioni. È un mercato milionario. Questo cosa vuol dire che Mambor arriverà a costare milioni? Io non posso dirlo. Io sto semplicemente dicendo che gallerie che trattano opere per quel mercato vogliono portare Mambor in quel mercato in quel mercato. Le opere di Mambor si comprano ancora nelle nostre dirette con alcune decine di migliaia d'euro o in questo caso cifra contenutissima, contenutissima, beh, queste dimensioni economiche verranno proiettate nel mercato internazionale. Questi saranno i prezzi, queste saranno le dimensioni economiche. Però io ho detto questa è la più evidente è il più evidente risultato di questa proiezione di Mambo nel mercato mondiale. Un'altra proiezione è che quando un artista entra in quel mercato non ci esce più. Avete fatto caso? Io non parlo degli artisti di moda, operazioni, artisti giovani, parlo dei grandi storicizzati. Castellani che entra nel quel mercato è tornato a costare 15.000 euro, 20.000 euro? No! Si, può si possono livellare i prezzi si possono scendere un poco ma si rimane in una dimensione importante pistoletto che è entrato in quel mercato, l'opera significativa non il frattale che non sai più niente se prenderlo o non prenderlo che cosa voglia dire, ok ma nell'opera significativa torna a costare pochi denari. no ho fatto due esempi ho fatto due esempi, potrei farne Moltissimi altri, moltissimi no, degli artisti italiani, però anche Boetti, no? Anche Boetti, oggi Boetti, la cosa piccola ti costa 30.000 euro. Il quadretto, il quattro letterine ti costa 30.000 euro, ma se vuoi la biro due metri e mezzo per un metro e trenta e ci vogliono milioni. E non tornano giù. Quando si arriva in quel mercato, quando si arriva in quelle collezioni non si torna giù, non si torna ad una dimensione piccola nazionale, si rimane in quel riferimento. Quindi, ed è ancora cosa più importante no, rispetto alla crescita immediata di prezzo, perché la crescita immediata, sì, vedi un quadro che costa tanto, se poi dopo tre anni ricrolla, ehm, o sei stato un tempista, hai fatto bene a, a vendere nel momento giusto, oppure te ne fai di poco. Invece, entrare in questa dimensione vuol dire evidentemente non scenderci più. Però, vi accorgete quanto io stia anche forzandomi, no? Io sto parlando, vi sto mostrando, vi sto, um, ho subito iniziato con discorsi economici intensi perché l'argomento di vendita oggi su Mambor è questo: è l'economia, è l'investimento, ma lo vediamo tutti. Lo vediamo tutti. Adesso, fra pochi giorni ci sarà Basilea, vediamo quello che accadrà. Vediamo quello che accadrà, siamo tutti, no? In attesa, ma stiamo tutti osservando quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, sotto i nostri occhi. È evidente per tutti noi, è evidente per tutti noi. Qualcuno già, non eh, dico che sia corso ai ripari, siamo ancora in tempo, qualcuno già ha fortemente investito su Mambor, altri eh, possono ancora farlo con delle però possibilità limitatissime. Limitatissime. Questa questa è una possibilità, è una delle ultimissime possibilità che avremo, che un collezionista che può spendere cifre importantine, ma non importantissime, potrà fare. Capite, signori? Capite, signori? È una delle ultimissime possibilità quando arte e investimenti non avrà più modo di proporvi quella piccola collezione che è riuscita nel tempo a, ma sì, a, metter, a mettere su, noi dovremo andare come tutti gli altri mercanti appunto nel mercato e la cifra a cui vi propongo oggi questo lavoro di Mambor magari sarà la cifra a cui la acquisiremo più i diritti e usciremo al doppio, ma quando non ci sono più le opere, fra poco, poche trasmissioni magari. Capite quello che voglio dirvi? Siate veloci nello scegliere ora, Mambor, prima che sia troppo tardi. Poi, se siete miliardari, se, siete, se potete spendere cifre molto, molto importanti. Chapeau, beati voi, c'è ancora chi può comprare un taglio di Fontana da un milione e mezzo, c'è ancora chi può comprare un novata di Manzoni a tot milioni, c'è ancora chi può comprare eh, la fine di Dio di Fontana piuttosto che, un, dite voi, no? il pezzo da 90. Bravissimi, quindi se quelle sono le vostre possibilità, sempre potrete comprare Mambor, perché ci sarà sempre un Mambor nel mercato che verrà proposto a cifre importanti, ci sarà sempre, no? Però per chi invece in pittura, in arte spende i 10, 15, 20, 30, quindi cifre importantissime, intendiamoci, beato chi può spendere 30 mila euro in un quadro, però sono cifre contenute per il mercato dell'arte, queste sono le ultime possibilità e in particolare questa, questa che arte investimenti vi sta proponendo. Bene, Laura stringe un pochettino su me e questo quadro e basta perché voglio che proprio il pubblico abbia la percezione di quanto sia questa l'opera che vi sto forte, brava, fortemente proponendo in questi primi eh, momenti di diretta. È importantissimo, signori. È importantissimo. Dicevo, vi siete accorti di come io ho iniziato sottolineando l'investimento, l'importanza di questa scelta e le cose che ho detto. È chiaro che questo è un lavoro che ha una dimensione rispetto a tante altre cose più contenuta, ma è un quadro fortissimamente significativo. È un quadro che adesso leggiamo insieme e che ha un'importanza evidente e che ha un'importanza evidente. Disturbo soltanto un attimo Alessandra. E gli chiedo, perché non voglio uscire dall'inquadratura dall per avvicinarmi al monitor, di leggermi il titolo esatto perché non voglio dire sciocchezze dell'opera al numero 12. Eh, L'opera si intitola Il percettore di suoni. Perfetto, grazie. Prego. Il percettore di suoni. Il percettore di suoni. Questa che cosa è? Evidentemente è una cassa. L'amplificatore di una cassa è da dove esce il suono, è quel luogo che vibra e che um, come dire proietta i bassi, la voce, si modula. Eh? È il luogo da cui il suono esce. E qui c'è una figura, e qui c'è una figura. C'è la classica figura, la classica sagoma, il classico uomo di Renato Mambor, il percettore. Di suoni, percepire percettore, colui che percepisce, colui che sente i suoni. Mambor, tutta la ricerca di Renato Mambor, va letta in chiave interpretativa del nostro tempo, dell'era moderna, che inizia negli anni sessanta e che ancora oggi è viva. È viva, e allora. Sempre Mambor ci propone una differenza fra un uomo anonimo che è statistica, che è numero, che è parte del tutto e non si vuole discostare dalla grande massa, e poi l'uomo invece che ha una sua unica e unica identità, colui che percepisce oltre che sentire, il quadro non si intitola colui che sente i suoni, non sentitela così il quadro, sentitela colui che percepisce i suoni, quindi li sente e li comprende, li sente e li vive, giusto? Allora, le opere impegnate di mambo, le opere significative di mambo, le opere che hanno un messaggio di mambo, una che cos'è in realtà questa? Il suono è metafora, il suono è simbolo di ciò che accade intorno all'uomo, quindi uno spronare. L'essere umano, l'individuo, l'uomo, il cittadino ad essere attivo rispetto a ciò che ha intorno, rispetto a ciò che percepisce. E questo messaggio tanto banale, tanto semplice, tanto apparentemente banale, è invece fondamentale. Perché se poi ha la comprensione di, co di ciò che si ha intorno, c'è anche il passaggio su successivo e quindi la reazione, si cambia il mondo. Cambiano le cose. Si è individui attivi nella realtà, nella società. E non vuol dire rivoluzioni, non sto parlando di questo, vuol dire reagire attivamente a ciò che ci accade intorno. Mambor, ah, vedete com'è complesso, ma profondo Mambor. Mambor all'interno di quest'opera esprime tutto questo. All'interno di questo lavoro c'è probabilmente un trattato sociale, sociologico. Perché ci sta, vedete. È una figura che, che sembra che appare, eh, come dire, indifferente al suono, rumore, musica, melodia, chiasso che sta uscendo da questa cassa e che noi non possiamo sentire, perché la pittura ha un, ha un limite. La pittura non è la musica, la pittura dà forma, dà colore, dà immagine, ma può suggerire un suono. Chiari fa delle cose bellissime da, punto, da questo punto di vista, però non ce, lo può fa, non, ce lo, non ce lo fa percepire, appunto, concretamente. Mi sono permesso, no, Anche di, in pochi istanti, leggere con voi il quadro, interpretare con, con voi il quadro, poi è un primo livello di interpretazione, si potrebbe approfondire pressoché all'infinito, no? Un lavoro come questo di Mamboro, così come tutte le altre opere di Mamboro. Amici cari, torno, torno a quella che però è una condizione fondamentale. Torno a quella che è una condizione fondamentale. Fondamentale. L'investimento. Che oggi potete fare su Mambor. Questa è una delle ultimissime possibilità. Se potete spendere cifra intorno ai 15.000, non la conosco perfettamente, ok? Questa, è, ma chiedetela, eh, chiamate? Questa è una delle ultimissime possibilità che arte e investimenti che il mercato vi proporrà. Poi le opere scenografiche con firme apocrife, magari le fotografie importantissime, splendide, piuttosto che i multipli, quelli veri, ci saranno sempre nel mercato. Troveremo sempre il furbetto che appunto prende la scenografia, la firma Mambor e la propone a 5.000 euro, 7.000 euro, 3.000 euro. Ci sarà sempre questa operazione. C'era un'opera, c'era un rullo di Mambor falso in asta e costava poco. Era falso, non c'è più in asta, costava poco. Io parlo di queste opere e, signori, guardate: probabilmente, Arte Investimenti ha avuto la possibilità di trattare opere ancora più importanti di di quanto non la abbiano e non la avranno le grandi gallerie che ho citato e che faranno un lavoro straordinario, stanno facendo un lavoro straordinario. Cioè, chi ha comperato opere di Mambor qui, io sono niente da tale punto di vista, Franco e Gabriele hanno fatto un lavoro clamoroso e Tony hanno fatto un lavoro splendido, beh, beh, chi ha comperato le opere di Mambor qui ha comperato cose splendide. Che sia un papier-mâché, che sia um, un progetto, che sia una grande tela, che sia una cosa storica, che sia una cosa uh, del, del, 20, del, del secolo attuale. Mm, sono tutte cose sceltissime e di qualità straordinaria perché c'è in primis una passione dell'azienda verso questo nome e verso questa realtà. Qui, come per schifano del resto, come per festa, le cose mediocri non sono mai entrate e non entreranno mai. Se magari fra un anno saremo a secco, perdonatemi il termine, di Mambor, da tre mesi e potessimo presentare il Mambor commerciale, il Mambor farlocco, il Mambor non tanto a posto, non entra in studio. Non entra affatto in studio. È durata troppo per me. È già durata troppo. Quest'opera di Mambor è già durata troppo, signori. Il percettore di suoni, eccola qua. È già durata troppo quest'opera. È già durata troppo. Sono già troppi minuti, mezz'ora, fra un minuto e quattro, tre secondi che l'opera è disponibile. Lo ripeto ancora una volta, amici cari, questa è l'ultima possibilità che avrete di scegliere Mambor a queste condizioni economiche, se eh, le economie che potete spendere sono queste, è un'opera totalmente finanziabile, arte e investimenti vi permette di pagare questo lavoro con tanta calma, magari comperate 4-5 opere da 3.000, 3.500, 2.500 e avete speso di più e non avete in mano niente. Mambro sta entrando in una dimensione mondiale, internazionale. E quando si entra in quella dimensione i livelli di prezzo cambiano fondamentalmente, cambiano in maniera clamorosa. Cambiano in maniera clamorosa. Cambiano in maniera clamorosa. E allora vedete come funziona il mercato. Questa cosa la stiamo dicendo, questa cosa è sotto gli occhi di tutti, questa cosa la, la stiamo vagliando, vedendo, no? Concretamente. Però, e alcuni collezionisti attenti, che ragionano anche in maniera autonoma, si comportano di conseguenza. Noi i Mambor li abbiamo venduti e tanto, però la massa dei collezionisti attende eh, risposte, attende un conforto, attende rassicurazioni, attende, attende, attende... Stanno arrivando rassicurazioni e conforti concreti, però se si attende troppo, poi l'artista esplode. L'artista esplode e sei costretto a spendere cifre enormi. Allora cosa fai? Ripieghi in quadretti, in cose mediocri, perché avevi la percezione di aver capito, però non ti sei mosso, allora vuoi comunque l'opera e compri il quadraccio. Che lo paghi tanto. E che non darà mai grande soddisfazioni. Se invece ti muovi in tempo, se invece ti muovi ora, se invece ti muovi adesso, se ti muovi adesso, come su quest'opera, come su questo pezzo che poi per dimensione e per forza di cose no, arriva a costare una cifra molto contenuta. Hai fatto bingo. Sono convinto che ci siano più, più amici, no? lì attenti, pronti, che stanno, magari, non so, amici che hanno bisogno di un'ultima un parola, che hanno bisogno appunto di un ultimo conforto e rassicurazione. Intanto confermate il quadro. Intanto confermate l'opera, signori, perché un pezzo come questo, ad altri investimenti, dura. Un attimo, dura pochissimo. Un'opera come questa ad arte investimenti dura un soffio, un respiro, tre parole in diretta e viene confermata. Intanto confermatela domani, parlerete con Gabriele, parlerete con Diego, con il nostro commerciale. Se vorrete, parlerete con me, con calma. Sono in ufficio domani, tutto il giorno parleremo. Però intanto bloccatela. Come pagarla? In quali tempistiche? Sono cose che troveremo un punto d'incontro, sicuramente, dato un prezzo che è vantaggiosissimo, troveremo un punto d'incontro. Arte investimenti è, è bravissima in questo. Nel porgere su un vassoio di argento le opere, anche le più importanti. Arte e investimenti in questo è bravissima. È bravissima. Forse è la più brava nel mercato da questo punto di vista. Ci sono altre aziende che dicono io non, non giudico, questo è il prezzo, se vuoi finanziamento oppure neanche questo è il prezzo, punto, la vuoi? Non la vuoi? Vado via. Arte e investimenti si fa in quattro finanziariamente per permettervi di arrivare all'opera. Se capiamo che c'è solidità, sicurezza, siamo con voi. Siamo con voi, vi assecondiamo, facciamo noi da banca finché possiamo, altrimenti anche noi abbiamo una finanziaria meravigliosa, straordinaria. Ci sono degli interessi, altrimenti noi. Vedete, tutte queste cose, dopo intanto dite: blocco il quadro, blocco l'opera, scelgo l'opera, intanto però bloccatela perché. Il collezionista che magari non ci sta seguendo in questi primi minuti, quando la vede in quando oppure viene chiamato da un amico che sta seguendo la diretta, blocca il pezzo sicuramente, lo sceglie in un attimo, quando sa che c'è questa dimensione, questa qualità, questo lavoro. Qui c'è tutto perché c'è il prezzo, c'è la qualità, c'è una dimensione contenuta che vi permette di scegliere il lavoro a davvero una cifra ridicola signori davvero una cifra ridicola. Guardiamo il lavoro, vado al centralino e cerco di capire quello che sta accadendo, nel frattempo vi invito già a chiamarci signori. Così abbiamo anche, letto il quadro, abbiamo anche letto il quadro nel dettaglio, eh? Eh, saluto il mio amico Giorgio Barassi, lo saluto, lo saluto, ciao Giorgio, ciao Giorgio, ciao Giorgio, grazie dei tuoi saluti sui social, Giorgio è sempre qui con noi, eh? Giorgio eh, insomma, è fondamentale per questa azienda, lo sarà sempre, un saluto al grande Giorgio, in futuro cose splendide, cose splendide, cose splendide. Ciao carissimo, grazie per essere con noi, saluto anche tutti gli amici che si sono messi in contatto in questa trasmissione serale di Arte Investimenti. e Investimenti, mi sono accertato mh, i nomi che stanno riflettendo, riflettendo mh, che si affacciano, no? Quanto costa, il prezzo, mh, ci penso, ok, sono tanti, su questo lavoro i nomi che stanno riflettendo sono tanti. E allora, quando accade questo, è chiaro che poi un collezionista, uno di questi amici, alla fine, eh, alla fine mh, si convince, blocca l'opera, la sceglie, per poi, per poi valutarla concretamente. Ma quando sono questi i nomi, poi insomma, la conferma diventa acquisizione. La conferma diventa acquisizione. Vedete? Io non mi rivolgo mai a un collezionista in particolare. Alle volte mi rivolgo ai nostri migliori amici, altre volte a collezionisti che non conosciamo. e Questo è un quadro che vuol dire, ha una platea talmente vasta: è un quadro che se ha, per il nostro migliore amico, che magari ha già cinque mambor in collezione, è una chicca talmente giusta, talmente corretta che può metterla sicuramente, può aggiungere alla collezione sicuramente. Ma anche chi non ha mambor. Ancora non è riuscito a scegliere Mambur. Anzi, forse è, è proprio quello il collezionista ideale no per questo quadro. Perché capite, vedete questo lavoro al numero 11 che è per me meraviglioso, che è per me splendido. Io mi avvicino alla cartellina, leggo il prezzo, andiamo a vedere. È un'opera che ha già un costo importante, che ha già un costo importante, in realtà sarà esponenziale no? la crescita anche su un lavoro come questo, così come su opere di grande dimensione. Benissimo, però è un'opera che in senso assoluto già taglia fuori tantissimo pubblico: tantissimo pubblico. Questo lavoro al numero 12 è sul set, se togli gli artisti giovani magari di nostra scuderia e se invece ti riferisci no, ai grandi nomi, Mambor, Schifano, La Fioroni, Il Tozzi, De Chirico, eh, Sughi, è il quadro che costa meno. Forse c'è un'opera che costa meno di questo lavoro, è il quadro che costa meno. Quindi è un'opera, riferendoci ad artisti storicizzati, Abbordabile, no? Che ha un prezzo contenuto piccolo e non è opera mediocre. Contenuta l'abbiamo letta. Il significato è fondamentale. Poi la dimensione, certo, non è enorme, ma è un quadro di ottima dimensione. È un quadro di ottima dimensione: ha un prezzo contenuto basso, piccolo, mediocre, mediocre già oggi vantaggiosissimo. Voglio dirvi questo, è l'ultima possibilità che avrete di scegliere Mambo a questa condizione economica, perché anche invest Arte Investimenti non potrà, non saprà in un prossimo futuro trovare un quadro come questo, trovare un'opera così. Quadreria probabilmente, già costa di più. Dai, dai. Qual è perché ancora non siete arrivati a questo quadro? Cos'è che vi blocca? Che cosa vi eh, evita la vostra chiamata decisa? Perché così tanti state pensando e manca invece la conferma dell'amico? Com'è possibile? Non casualmente, volutamente, io ho accostato al Mambor questo lavoro di Mario Schifano. Vedete signori, chi oggi sceglie questa emulsione di Mario Schifano al numero 13, per me è un genio, per me è un genio. Il collezionista che oggi, che stanotte ha la capacità di scegliere questo quadro di Schifano, è un genio. Le emulsioni e anche le computerizzate, signori, che verranno vent'anni dopo sono opere che il mercato ancora non ha valutato. Sulle emulsioni accadrà quello che sta accadendo ehm, con la grande pittura di Schifano degli anni Ottanta e molto di più. Perché la grande pittura di Schifano anni Ottanta è appunto una pittura straordinaria, significativa, iconica, che ha un'identità formidabile, ma le opere, le, le, le tele emulsionate, in cui la tecnologia, in cui il social media, la televisione in fondo è stata anche questa, in cui il media, in cui eh, e quindi la comunicazione sono protagoniste. Questo, signori, è, è la forma di un vecchio televisore a tubo catodico quando avevano ancora, no, quegli schermi in vetro bombati. Sono i primi grandissimi eventi mediatici. Gagarin, Yuri Gagarin, il primo uomo sulla Luna. E quella cosa, e quella cosa è scientificamente fondamentale, ma quell'evento è ancora più importante da un punto di vista mediatico. La televisione era agli albori, era ai primordi in quel momento, ed era certo si facevano produzioni, c'erano i varietà, c'erano gli sceneggiati, c'era il teatro in televisione, cose meravigliose, e poi i primi grandi eventi mondiali, grandi eventi di interesse mondiale. Chiaro che è il primo uomo sulla Luna, signori. La televisione che cosa ci ha proposto in maniera totale? Questa cosa io non c'ero, nasco tanti anni dopo. Ecco, forse l'evento più potente televisivamente parlando che io abbia visto in TV è eh, il crollo delle torri gemelle. 11 settembre io ero a casa mia, a Firenze. Piccolo televisore, Sony, 14 pollici, sopra un tavolino in vimini. Facevo l'università. Cercavo le notizie e vedo questa cosa. E con me quella cosa la guardavano in tutto il mondo. In tutto il mondo. Però era un'epoca in cui. Anni 2000 eh, l'evento televisivo era normale, in questi anni l'evento televisivo era invece straordinario, forse era più straordinario poter vedere in TV l'uomo sulla luna che non lo stesso uomo sulla luna. Quindi sono le opere mediatiche. Sono le opere mediatiche e le tele emozionate sono le prime che fa Mario Schifano. L'arte queste cromie, questi colori, i suoi leggeri all'acqua, anemici, l'anemicità degli anni 70 che ammantano il bianco e nero dell'immagine televisiva. Questo è un quadro epocale, questo è un quadro dal valore storico inestimabile, questo è un quadro che segna il percorso dell'uomo, questo quadro di Mario Schifano è un quadro che fra 500 anni sarà lì. Quest'opera, così come altre tele emulsionate che ci raccontano i grandi eventi. Ma quest'opera in particolare, vorrei dire. Ma quest'opera in particolare, non parlo mai in questi termini, ma stanotte lo faccio perché è così, di fronte al capolavoro, posso dirlo, di Schifano al numero 13. E attenzione. La stessa cosa che sta accadendo su Mambor è già accaduta su Schifano. Il fatto che si arrivi a livello internazionale, basta, ba, i, i grandi record price di Schifano. A Mambor ancora mancano e sono questi quelli che arriveranno. Dove si tengono? A Christis, a Sotebis. Prego. Mi scrivono sì? così se mai sì? subito. Gagarin, primo uomo nello spazio, non sulla Luna. Chiedo scusa, chiedo scusa. Noi rettifichiamo, rettifichiamo. Insomma, tu in intendevi comunque... Eh, <ride> Vuol dire, a me... Non sulla Terra. Certo, certo. A me interessava il grande evento televisivo che rappresentava il primo uomo nello spazio. Ok? Quello che è importante è che questa è un'immagine televisiva. Brava, bravissima, grazie. Grazie. Grazie anche all'amico che ha rettificato, fate benissimo, eh? poi capite che l'arte moderna e contemporanea apre il sipario a mille cose e si può incorrere in, in degli errori. Grazie infinite all'amico che ha rettificato, mi fa piacere, vuol dire che ci siete, siete attenti, però non cambia di una virgola il senso di quello che volevo dire, il senso del quadro. Allora, che cosa interessa a Mario Schifano? A Mario Schifano interessa l'evento mediatico. A Mario Schifano interessa la potenza mediatica, a Mario Schifano interessa la condivisione che i media creano di un evento, in questo caso L'uomo nello spazio. Mm? L'uomo nello spazio, cosa che è stata sponsorizzata, proiettata, raccontata dalla televisione in maniera formidabile. In maniera formidabile. Questa cosa interessa a Schifano. E perché interessa questa cosa a Schifano? Perché Schifano è uno di quei geniali artisti che fa una cosa precisa. In realtà, Laura, perdonami, questa cosa è fatta anche da Mambor, un'interpretazione più intima, intellettuale dell'uomo, moderno. Però Schifano vuole raccontare il tempo che vive. Se leggiamo le opere di Schifano, capiamo il secondo novecento, capiamo l'epoca che stiamo vivendo. Se leggiamo i monocromi, se leggiamo gli anni 60, se leggiamo le emulsioni, se leggiamo eh, gli anni 80 di Schifano, se leggiamo le telecomputerizzate, le fotografie dipinte, capiamo la società italiana e internazionale in cui Mario Schifano ha vissuto. I grandi dicono questo, cioè i grandi artisti devono raccontare il tempo che vivono. Edward Munch racconta alla perfezione l'arrivo del nuovo secolo. Quell'urlo è premonitore dei drammi del secolo breve. Van Gogh racconta perfettamente un turbamento interiore che poi sarà diffuso. Eccolo qua. Questo quadro apre il secolo concettualmente. E nel Novecento, signori, nel Novecento, quali drammi si sono consumati? L'olocausto, la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il Vietnam, eh, la Shoah, questa è un'altra grande opera eh, che spesso chiedo, quindi ecco perché la state mandando, bravissimi. Ma appunto l'urlo di, di Munch è un qualcosa che quasi in maniera profetica ci porta nel Novecento. I grandi artisti fanno questo, con le proprie opere raccontano il tempo in cui vivono e spesso lo anticipano. Munch l'ha anticipato, Schifano l'ha anticipato, eh, Mambor ha compreso perfettamente il tempo in cui ha vissuto. I grandi artisti diventano internazionali, diventano mondiali per questo. I grandi artisti storicizzati, poi scelti dal grande mercato, sono questo. Sono questo. Hanno questo peso, Manzoni ha questo peso, Fontana ha questo peso, Boetti ha questo peso, De Chirico ha questo peso, Morandi ha questo peso, i grandi interpretano e cambiano la storia. Duchamp ha questo peso. Gli artisti piccoli locali che affascinano con virtù tecniche, no, non cambiano nulla. Questo è un quadro non decorativo, questo è un quadro non decorativo. Non sono quadri oggettivamente belli, ma sono quadri significativi, che poi diventano bellissimi. Perché quando la cultura, quando l'arte interpreta la vita, diventa bellezza. Quando invece la virtù tecnica cerca di rincorrere una bellezza vuota, è vuota, non trasmette niente. Questo vale, vale in tutto. La, la musica costruita d'arte per, per avere successo dura il tempo di un attimo. La grande canzone del grande cantautore è eterna. La grande composizione è eterna. Nella pittura è la stessa cosa. Il quadro costruito per il pubblico, potrei fare tantissimi esempi, ha successo con un certo pubblico artisticamente ignorante che cerca decorazione senza saperlo perché è pubblico che compra quello che conosce, pochissimo. E quindi è una cosa che passa. Ma lo stesso collezionista che inizia no, con certe cose, poi dopo dieci anni ride quando vede il quadro che ha comprato. Per arrivare a queste cose, vedete, per arrivare a questo schifano, per arrivare a questo mambo, occorre grande interpretazione, grandissima interpretazione. Poi però ci si arriva e sono questi i grandi investimenti, sono questi i grandi investimenti. carrellata, dai, è un'ora che sto parlando di due quadri, voglio mostrarvi tutto il set, con la musica, con la musica, con la musica, dai, vediamo tutto e poi torniamo, rientriamo, se c'è qualcosa che vi interessa ne parliamo, ci sono tantissime cose che meritano la vostra scelta. Raffaella, se hai piacere, prego. Torniamo live, torniamo live. Con queste prime due opere io non voglio tagliare fuori la maggior parte del pubblico che magari vuole comprare un quadro bello, giusto, importante e non vuole buttare via i soldi e però da spendere mille, duemila, tremila, quattromila, cifre ehm, più contenute. perché... In Italia c'è un pubblico importante che può permettersi o vuole permettersi, vuole spendere quelle cifre e, ed è importantissimo servire anche quel pubblico per un'azienda come la nostra generalista. Io voglio proporvi, e questo è, eh, devo essere sincero, per me è un, un grande, grande, grande eh, successo. Voglio proporvi un quadro di un artista che vi consigliavo in tempi non sospetti quando ancora non era a Bologna con uno stand tutto a lui per dedicato oppure a Mi Art in gallerie fondamentali e vorrei proprio consigliarvi un acquisto straordinario che è l'acquisto della poesia visiva della poesia visiva ne ho potuto parlare molto sino a qualche tempo fa quando un'altra azienda che ringrazio profondamente mi ha dato la possibilità di parlarvi di poesia visiva. Arte Investimenti che con me è eh, gentilissima mi permette anche di continuare a seguire le mie passioni no? e continuare a consigliarvi certe cose. Quando io, vieni Laura, vi parlavo di Giuseppe Chiari, quando vi parlavo di Giuseppe Chiari, ancora Chiari non era protagonista del mercato come lo è attualmente. Oggi Chiari ha un posto di primo piano, di primo piano nel mercato italiano, europeo. Oggi Chiari è nei grandi stand perché era al Miart, perché era a Miart. Ha visto le, le grandi opere della poesia visiva, ha visto le grandi opere della poesia visiva, ha visto Chetti La Rocca, ha visto eh, Chiari, ha visto Pignotti. Vero, signori? Ce lo ricordiamo tutti. Io ho al numero 29 uno spartito. Per quanto mi riguarda, gli spartiti, con i gesti liberi di Chiari sono esattamente le opere più significative. Magari molto più affascinanti gli strumenti, gli assemblaggi, molto più affascinanti quelle opere anche da un punto di vista dell'appagamento ottico, certo, però sono questi i lavori maggiormente interessanti da un punto di vista concettuale. Allora, Chiari era un performer. Cosa vuol dire un performer? Cioè era un artista che performava, che eh, concretamente realizzava delle azioni artistiche, a performance. Chiari si forma in un ambiente fluxus, è l'unico artista italiano rappresentante del fluxus, vedi Joseph Beuys, altro grande fondamentale del fluxus, ed è allievo di John Cage. John Cage è stato uno dei più grandi musicisti e innovatori. Voi sapete che la musica ha avuto nel Novecento vari stravolgimenti. Dodecafonia, Schoenberg, Berg, andiamo avanti, Berio, poi si arriva agli anni 50, 60. Cage. Cage. E che cosa fa? Che cosa fa Chiari? nelle sue opere, nei suoi lavori, nelle sue opere Chiari sempre cerca di realizzare una nuova composizione musicale, lui è soprattutto musicista oltre che artista visuale, allora questo lavoro, è, questa è un'opera sonora, come certe opere di eh, Munari, è un'opera sonora, cosa vuol dire? È un'opera, evidentemente, che è realizzata per creare suono. Nel mentre Chiari realizza l'opera, crea un suono, crea un rumore. Il, lo sfregare il pennarello con questo gesto veloce sulla carta che è spartito, beh, questa cosa crea un suono. Questa è l'opera. Stiamo leggendo evidentemente uno eh, spartito che è il luogo più classico in cui si scrive musica, il pentagramma lo stiamo leggendo. E però fa suonare chiari questo spartito non leggendo le note che poi andranno realizzate sul pianoforte. Mm? Questa è una composizione di Liszt eh, per pianoforte. Non è questo. Non utilizza queste note per il pianoforte. Lo, la, la carta diventa strumento musicale e il suono che fa lo sfregare il pennarello sulla carta è la musica. Cerco di farvi capire meglio. La più grande performance di John Cage, to, ciò da cui proviene. Eh, Chiari, John Cage, grazie, grazie. Tutte le opere sono opere. Eccolo qua, questo è un altro capolavoro di Chiari. Che emozione l'arte è infinita, è finita, smettiamo tutti insieme, altro lavoro formidabile, importantissimo, il pubblico non è sotto controllo, ecco il pubblico non è sotto controllo, fermati qua, non andare oltre, il pubblico non è sotto controllo, grazie, torniamo live, vi racconto di una performance che fa John Cage, il maestro di Chiari, John Cage eh, annuncia un concerto per pianoforte, ok? In un teatro importante, un teatro molto importante, gli abbonati, il pubblico pagante, le signore impellicciate, ingioiellate, l'alta borghesia, il pubblico accorre, arriva. Si siede in platea, nei palchetti, nell'oggione, il teatro è pieno. Tutti aspettano la musica di John Cage. Si apre il sipario, occhio di bue, luce sul pianoforte, a coda, nero. Entra in scena John Cage. Alza il frac, si siede, apre il pianoforte, fa per suonare, si blocca. E aspetta. Aspetta un minuto. Dopo un minuto il pubblico <coughs> comincia a tossire, leggero brusio. Ma che cosa sta facendo? Perché non suona? Ok? Leggero brusio. Aspetta tre minuti. Il pubblico non capisce. Non capisce. Aspetta cinque minuti. Al settimo minuto, in cui è immobile, il pubblico urla, grida, lancia qualcosa. Il pubblico ha pagato. Pensate voi di pagare 50 euro per un concerto e il cantante sta fermo, non fa niente. Che cosa accade? Il pubblico incomincia a urlare. La musica era quella. John Cage suonava il pubblico. Il pubblico, rimandami quell'opera, ti prego eh, Raffaella. Il pubblico non è sotto controllo. Il pubblico non è sotto controllo. E allora lo ha voluto suonare. Grazie carissima, teniamo pure live. John Cage lo ha voluto suonare, ha voluto far gridare il pubblico. La musica era quella. La musica era prima, prima il silenzio l'overture, no? l'inizio, qualche colpo di tosse, poi un brusio, poi qualcuno che urla, un urlo, poi due urli, poi tre urli e tutto il teatro che si alza e inveisce, no? l'epopea verso il cantante. Ecco la composizione di John Cage. Nel piccolo di questo lavoro, però meraviglioso, potremmo definirlo un piccolo lavoro da camera, lo sfregare, il fruscio del, dell'inchiostro, del pennarello. Sul, invece sul luogo primario della musica è la musica di Chiari. Così come John Cage suona il teatro dell'opera che è il luogo della musica, eh, Chiari suona lo spartito e anch'esso è il luogo della musica istituzionale. Giuseppe Chiari è negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, in tutte le più grandi fiere. Chiari costava niente. Adesso incomincia a costare tanti soldi. Io ho detto: presento quest'opera non casualmente, ma per chi vuole investire pochi denari in qualcosa di molto significativo. Il primo che chiama, qui il prezzo lo dico, lo verifico prima, non voglio fare, eh, non voglio fare figuracce perché è talmente basso. È l'ultimissimo. Sì, 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 sì. Hai visto quanto costa poco, Alessandra? 750 euro, Sette, fra l'altro, anche incorniciato in maniera splendida. 750 euro chiari, bellissimo. Andiamo a leggerlo e chiamate ora per questo lavoro, signori. E confermate ora questa meraviglia. 750 euro, finali. Finali. Eh, beh. E eh beh, ecco, qui spendete 750 euro in maniera meravigliosa. Sto per dire una cosa, io ieri ho venduto, presentato, confermato una grafica bellissima di Miro, quindi non fa testo quel lavoro, ma eh, si compra la grafica a 750 euro che non potrà mai avere questa importanza, a meno che non sia Miro. Picasso, Barac, De Chirico, eh, Campigli, Morandi, Viviani, Ferroni, i grandissimi. Spendere 750 euro in questo lavoro di Chiari vuol dire investire, spendere benissimo i denari. Benissimo. Pochi, ok, ma si spendono benissimo. Confermatelo, signori. Dite semplicemente lo confermo. Dite, semplicemente lo confermo. 700, giusto. 750 euro finali. Ve lo portano via. Ve lo portano via. Chiamate adesso, confermatelo, signore. Sceglietelo. Bellissimo, splendido. Artista di una cultura, di una. Raffinatezza. Spartito Ricordi, editori milanesi. Che eleganza. Facciamo, facciamo una, una prova. Mi inquadri il titolo? Io non conosco il francese. C'è qualcuno, qualcuno che sa tradurmi il titolo? Le giochi eh, alla villa d'Este. I giochi d'acqua a villa d'Este forse? I giochi d'acqua a villa d'Este? C'è qualcuno che sa aiutarmi? Confermata l'opera di Chiari. Grazie, grazie ad Alessandra, grazie infinite al gentile amico che ha scelto questo lavoro. Grazie infinite, grazie infinite. Credo che sia sì, i giochi d'acqua a Villa Deste. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Se poi qualcuno volesse, arrivo, eh, so che ti ho lasciata... Con se poi qualcuno volesse eh, un altro Chiari, forse qualcosa abbiamo. Eh, ti chiedo, eh, Raffaella, ti prego, eh, la scheda di questo lavoro di Alberto Sughi al numero 15. Grazie. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. C'è un lavoro che forse Alessandra non ha ancora visto. Alessandra, guarda un po' cosa c'è al numero 16. Guarda un po'. Non so se, è, se rientra nei gusti di Alessandra che ha dei gusti molto contemporanei, però De Chirico è De Chirico. Però, eh, sughi e sughi a prescindere. No? Certo, certo, <ride> certo. Alessandra ama molto sia il lavoro al numero 15 che l'opera al numero 16, in realtà l'ho provocata perché insomma... Eh, Sughi e De Chirico sono due artisti straordinari. Eccolo qua, eccolo qua. Fra l'altro, questo lavoro è pubblicato a catalogo generale ed è eh, fondazione archiviato perfettamente. È un'opera, devo dire, molto bella, molto significativa. Ah, fra l'altro, fra l'altro. Eh, oggi mentre Franco eh, faceva trasmissione qualcuno chiedeva se era ancora disponibile il Boccioni, allora noi il Boccioni lo dichiariamo ancora disponibile, ci sono alcuni amici che stanno meditando sul Boccioni, sono convinto che qualcuno concretamente poi lo sceglierà, però ancora è disponibile, ancora è confermabile. Quindi se qualcuno lo volesse valutare e vedere non deve fare altro che chiamare, non deve far altro che intervenire. Guarda, ehm, facciamo insieme una passeggiata sul set, vieni Laura, voglio svelarlo con voi, al di là della, mh, delle schede. Opere splendide del grandissimo Annu Palosuo, opere meravigliose dello straordinario Annu Palosuo. Molte di queste inedite, deliziosi questi quattro piccoli lavori, splendida l'opera importante, grazie Laura. Bellissima la grande rosa al numero 23, i gioielli piccolini, eh, questa quadreria di quattro piccole tele ancora splendide e poi i velluti. Il numero 18 è formidabile. Abbiamo attraversato insieme eh, il grande spazio del Novecento con Tozzi, con De Chirico, con eh, Alberto Sughi al numero 15 e poi, quindi il primo Novecento in realtà Sughi è, è, è 60-70, e poi invece eh, quell'ambiente romano con eh, la Fioroni, con un'opera straordinaria, formidabile, un bellissimo lavoro di Schifano, un'opera eccezionale di Schifano, e il meraviglioso lavoro di Mambor al numero 12, la stupenda opera di Mambor al 12, ancora altro Mambor al numero 11 e poi guardate. Non vi annoio su questo bellissimo lavoro di Mastroianni, è un'opera che già vi ho presentato con intensità anche ieri, sapete quanto ci tenga. Willow, splendido, bello il numero 9, bellissimo, nuovo per me, eh? mai proposto, mai presentato, al 9 un Willow davvero di grande bellezza. <ride> splendido. Vabbè, eh, la mia passione, Sergio Scatizzi, con quattro opere bellissime, con quattro opere splendide, con quattro opere splendide, e un altro artista oggi ero in studio mentre Franco ne parlava, più opere confermate, meravigliose, io ho ancora qualcosa di molto importante da proporvi. Beh un artista eccezionale. Siamo di fronte a un artista bravissimo, bravissimo. Eh, possiamo andare nei dettagli dell'opera numero eh, due, perdonami carissima Laura? L'opera grande che misura. 125 156, eccola qua. Grande tecnica mista su tela, per tecnica mista si intende eh, acrilico e poi applicazioni. Eh, per questo parliamo di tecnica mista. Eh, meraviglioso lavoro, splendido lavoro, signori, del 2014. Lui è Fabrizio Tedeschi. Allora. Allora, se voi andate adesso in Biennale, padiglione siriano, arabo-siriano, troverete le opere di questo artista, troverete le opere di tedeschi. Se andate in Biennale, troverete le opere di tedeschi. Eh, è una cosa molto importante questa, è una cosa molto significativa, ma è significativo soprattutto il lavoro, il percorso del maestro. Non è un caso che Tedeschi abbia esposto in questi padiglioni. Vedete? Uh, che cosa è fondamentale? La rivisitazione del concetto di totem. Per totem si intende non l'incarnificazione perché il totem è una cosa inanimata è una cosa non animata si intende amici cari la, la proiezione fisica fisica concreta di una spiritualità pensate al buddismo pensate al buddismo il, come si chiama Laura? come si chiama Laura? Ehm, allora, nella pratica buddista, ogni buddista in casa ha eh, la buddità, il eh, c'è un nome ben preciso è appunto una sorta di totem ed è il Buddha, ok? Il Diong, non vorrei dire una sciocchezza, aiutatemi, siete sempre molto attenti e precisi. Sono tutti, sono tutti a centralino. Ok. No, dico aiutatemi a casa, aiutatemi a casa, gli amici a casa se vogliono aiutarmi. Eh, appunto, l'altare con la buddità. Bene, quella è una. Eh, è qualcosa di, di, di inanimato che però contiene la spiritualità. Contiene la spiritualità. Mamma mia. Stanno esplodendo i telefoni. Arrivo! Eh. Vediamo, vediamo le opere, arrivo, hanno bisogno di me. Vediamolo. vediamolo. Vediamolo, vediamolo, sì. Vediamo, vediamo, vediamo. C'è un gentilissimo amico che è interessatissimo a questo splendido lavoro di Willow. A questo bellissimo lavoro di Willow. Spero davvero che possa sceglierlo, poi torniamo sui tedeschi, torneremo su tutto ciò che vorrete. È, è, è proprio l'archivio, è l'archivio Rotella. Rotella. Sì, sì. Se c'è l'archivio c'è anche la Eccolo qua. la documentazione dell'archivio. Eccolo qua signori. Allora c'è un gentile amico che eh, sta meditando su questo bellissimo lavoro di Will, su questo splendido lavoro di Will. Che meraviglia. Il titolo è Eccomi. <ride> Addirittura. Addirittura. Strano però, eh? Strano, strano. Salutiamo, salutiamo l'amica Virginia. Grazie carissima per essere con noi, grazie per i complimenti, questi proprio immeritati, eh. Questi proprio, proprio immeritati. Proprio immeritati. Eh? Vediamolo pure il lavoro al numero 9 nei dettagli. Eccoci qua. Mi interrompo un istante perché stanno esplodendo i eh, telefoni. Esplodendo i telefoni. Eh, allora, facciamo così. Nei dettagli, prego, prego, nei dettagli, prego nei dettagli. Avete ragione voi. Però siete in più di uno eh, su questo lavoro, signori. Siete in più di su questo bellissimo lavoro di Willow. Siete in più di uno. Siete in più d'uno. Quindi arrivateci, concludete evidentemente, no? che qualcuno dica lo confermo perché poi lo perdete. Eh, stiamo vedendo, abbiamo visto un istante la nostra eh, Alessandra che sta parlando con qualcuno fra voi, ma anche la nostra cara amica. Uh, la nostra cara amica Raffaella in regia, anche lei ha un telefono che utilizziamo poco pro proprio quando esplodono i telefoni, sta parlando con qualcuno per qualcos'altro che non so che cosa sia, magari questo lavoro di Will. Magari questo lavoro di Will. E allora lo potreste perdere. Poi noi abbiamo anche alternativa, però questo è un lavoro appena proposto, pressoché inedito, è evidente che è evidente che è giusto scegliere questa meraviglia intanto grazie, arrivano anche eh, arrivano anche i complimenti ancora per questo lavoro di, per il lavoro di Chiari no, confermato qualche istante fa <ride> potremmo mandare in onda questa immagine? no eh? <ride> Eccolo qua. E anche vogliono tornare sul 12. Ci andiamo, certo. Vogliono tornare sul 12. Vogliono tornare sul 12. Eh, lo so, signori, questo è il pezzo della trasmissione. Questo è il pezzo della trasmissione, questa è l'opera della trasmissione molto importante, di grande, grande livello. Di grande, grande livello. Sì, me lo faccio, mi scusi. Ci andiamo, certo, ci siamo, adesso ne parliamo di nuovo. Signori, io ho dedicato eh, Laura, la prima ora a questi due quadri, fondamentalmente, no? Abbiamo dedicato. La... Così va benissimo, così va benissimo. Abbiamo dedicato la prima ora proprio a questi due lavori in eh, particolare. Eh. Però, giustamente, Laura vuole mostrarvi anche il bellissimo lavoro al numero 11. E, ehm, e quindi non può che essere così, in tanti si stanno interessando a queste proposte, devo dire c'è un interesse proprio particolare per quest'opera al 12 e, eh, e anche per questo splendido lavoro. Mm. Li riguardiamo nei dettagli ancora, li rileggiamo nei dettagli ancora. Certo. Eccoci, eccoci, eccoci. A grazie, buonasera. Alessandra, Alessandra è stata impegnatissima negli ultimi 5 minuti. Beh, ma finché tutto. è così è sempre molto piacevole. Nel frattempo, allora, è stata confermata un'opera che non è sul set, eh, ma io però capito, meravigliosa, vabbè, sì. E anche l'opera invece di Willow eh, alla numero 9 che abbiamo questa sera sul, sul set. Se ti riferisci a quella, posso dirlo? Rotella. Guarda, ieri ne abbiamo parlato mezz'ora di quel lavoro, sono contento che poi abbia trovato la conferma invece eh, stasera. E però mi dice la mia amica Alessandra che hanno confermato, questo era sul set, il Willow al numero eh, 9, lo andiamo a leggere. E eh, in hotel ne ha parlato Franco con grande intensità domenica mattina e, e, e poi è un quadro che hanno richiesto in tanti. In conferma, in conferma, in conferma questa meraviglia, eccomi appunto, è il titolo. E mi raccomando, se qualcuno fra voi volesse valutare altri lavori di Willow, arte e investimenti, ha eh, qualche cosa da mostrarvi. Torniamo sulle opere di, sulle opere di Tedeschi. <ride> Ma non sta vedendo, non sta vedendo. <ride> Siamo, torniamo in, eh, torniamo, torniamo in diretta, torniamo live. Stavo dicendo alla mia amica, eh, anzi alle mie amiche Raffaella e Alessandra, che ieri eh, il mio amato Pisa. Io sono tifoso del Pisa e anche della Sampdoria. Lo so, è un po' strano, però sono fatto così. Il mio Pisa è andato in Serie B. È andato in Serie B. Si è scontrato contro una grande squadra che era Triestina. I triestini sono stati bravissimi, hanno combattuto con onore. E, e però ce l'ha fatta il Pisa e siamo contentissimi. In questo momento a Pisa, Raffaele a Pisa c'è una festa su tutti i lungarni, tutti eh, felicissimi, la squadra sul pullman, eh, è successo questo, noi siamo contenti. Ieri, qua, ieri forse qualcuno se n'è accorto, ieri ero emozionatissimo perché mentre facevo trasmissione c'era la partita del Pisa, ogni tanto guardavo il cellulare così e oggi mentre faccio trasmissione c'è la festa in tutta la città eh, quest'anno è toccato al Pisa dai, vedrai che il prossimo anno la tua Inter sono convinto che ti darà soddisfazione eh, speriamo ben altre soddisfazioni eh, rispetto al campionato di Serie C però, però, però. Conte allora? pare eh eh, eh Nerazzurra anche lei, io Nerazzurro del Pisa lei Nerazzurra dell'Inter Dai, basta calcio, sì? basta calcio. allora Abbiamo riaperto su questo lavoro, su queste opere di Palosuo. Poi voglio tornare sui tedeschi perché sono meravigliosi. Perché abbiamo ricevuto diverse chiamate di amici che appunto eh, volevano valutare le opere di Annu Palosuo. Le opere di Annu Palosuo. Se io dovessi definire il lavoro di Palosuo e dovessi definire l'arte di Palosuo in generale, direi che Palosuo è un artista che racconta, anzi, è un artista che dipinge la memoria. Per me Palosuo fa questo, dipinge la memoria ed il ricordo. La memoria e il ricordo sono qualche cosa che l'arte da sempre ha cercato di raccontare. Vedete, le sfide più profonde dell'arte sono queste. Raccontare ciò che non si conosce, ciò che è impalpabile, raccontare i sentimenti, l'amore, raccontare il passato. Raccon Ma non raccontare il passato, no? È chiaro, io faccio un quadro, dipingo eh, lo Sbanco in Normandia, è il passato. No, è raccontare l'emozione che il ricordo provoca. E allora in tutte le opere di Palosuo è come se ci fossero... Due immagini, vedi, carissima eh, Raffaela? Un'immagine che potremmo definire del presente, che potremmo definire dell'oggi, dell'adesso, e poi un'immagine invece lontana, nascosta, come se fosse un'ombra, l'ombra del passato, il ricordo. Quello che stiamo leggendo è qualcosa di colorato, di presente, di qui e ora, e invece a destra, Qui eccola l'ombra, l'ombra senza più colore, soltanto, qui carissima Raffaella, l'ombra senza più colore, soltanto eh, l'aiuta grezza. E beh, è qualcosa che appartiene al passato e che però è ancora presente. Da questo punto di vista, l'opera al 28, l'opera grande sul cavalletto nero, è sulla parete mobile nera, è proprio esplicita. Esplicita, esplicativa al massimo. Vedete, c'è una scena in cui manca la presenza umana perché c'è una sedia, un tavolino, forse di un bar, di un luogo di un ristoro, di un ristorante, in una città eh, magari ehm, turistica. Tutto è annullato intorno, tutto bianco, soltanto i due elementi. E però un gesto legato alla giovinezza, due bambini nell'altalena, due bambini nell'altalena, è poesia pura, è ricordo puro, è memoria pura, è un'opera che ci proietta emozione, è un'opera che ci regala emozione, è memoria pura, è ricordo puro, è ricordo puro. Questo è un lavoro bellissimo, ma come tutte le opere di Paolo Suo, e una cosa splendida è che anche gli oggetti per Annu, Portano questa emotività, portano questo ricordo ed ha perfettamente ragione. Vedete, noi in Occidente siamo tutto razionalità, siamo tutto spirito, quando invece appassionarsi anche alle cose, anche agli oggetti, è, non è una cosa superficiale, non è il possesso delle cose importanti, gli oggetti ci proiettano. Ci proietta in un'altra dimensione, gli oggetti, i gesti, i profumi, le piccole cose. Uno dei più grandi romanzi della storia, La Recherche, nasce così: una madeleine è un dolce, come se fosse un muffin, un dolce morbido, tuffato in una tisana, in un tè. Si parte da quel gesto e poi. Un libro, un, sono sei libri, La Recherche. Eh, di Proust, sono tantissimi, e quindi parte un romanzo infinito, ma anche eh, i Buddenbrock, di Mann, un altro romanzo infinito, tutti i romanzi che partono da piccole descrizioni. Allora una grande storia, un grande evento può partire magari, guarda carissima, da, una, da un oggetto, da una sedia, guardate che meraviglia, lui è appassionato di questi oggetti, no? 20, 20, 20, 21 e 22 sono oggetti, sedia concreta di fronte a noi e dietro un'ombra, la presenza di una persona, una età della vita. Dimmi. Certo, mm, abbiamo un contributo video in cui Anno Palosuo proprio ci racconta di queste opere. Puoi mandarmi anche in studio l'audio se è possibile? Grazie. piccoli, che per me sono, sono dei, dei, a me piacciono particolarmente perché questo era un ciclo che ha cominciato. Che c'è benetton a questa collezione I magomundi che sono tutte opere di questa grandezza 12x10. Benetto ha diverse collezioni, ma lui ha una wow. di queste collezioni che sono tutti 12-10. Lui ha invitato, adesso sono 6.000 artisti da tutto il mondo che suona tanto, ma alla fine di Europa noi siamo 400. Sì, certo. E non siamo poi tanto. Allora Benetto mi ha mandato la tela, quella piccola, e mi ha detto: fai mani liberi, solo che questo, devi fare questa tela. Io non ho mai fatto opere così piccole. Cioè allora, e ho dovuto proprio mettermi per trovare le tecniche nuovi pennelli, come si fa e, wow. e fare quelle. Mi aveva mandato due tele di cui uno doveva ritornare alla collezione, che adesso ha girato tutto il mondo, veramente li fanno dovunque. E, era talmente divertente a farli che per festeggiare i miei vent'anni di carriera io ho preso dei vecchi cicli. Okay, e li ho certo. riprodotti in queste tele piccole che, bene, che riprendono, e poi qua proprio questi qua sono due cicli molto molto importanti per me, molto okay. cari. Perché questo era quello delle sedie, sì, infatti, dove, perché prima avevo sempre c'era la sedia e la sua ombra, okay. che, Ma come si vedono anche, tipo quello numero 17 con bambino. Eh, ombra non è mai coloreale che okay. è quello che oggetto eh, proietta perché non proietterebbe mai quell'ombra è sempre è doppio dell'immagine ok, sì 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 e allora io avevo fatto sempre questi lavori che erano raddoppiato immagine e invece qua ho cominciato a uscire dall'immagine ho cominciato ad aggiungere questi personaggi che per me facevano scusami facevano un altro discorso e poi, soprattutto, non proprio queste sedie, ma c'era un ciclo. Eh, io avevo lavorato solo in monocromia. Ok. E poi ho cominciato ad aggiungere i colori perché se la poltrona Frau mi ha invitato a fare una, una mostra nella loro sede di Miami. Caspita, quindi Benettone e Frau? <ride> e sì, <ride> e, e, avevo cominciato ad aggiungere colori e poi sono nati questi che erano le mie sedie classiche, ma con colori invece che bianco e nero. Che nera. bello! Invece. No, avevo trovato questa... Ah, sì, guarda sul monitor. Ah, questa, questa era la mostra dove erano esposti tutti. Che belli! Perché erano queste opere, questi piccoli. Li avevo fatti 100. Ok. Perché adesso non si dovrebbe dire perché, appena mi hai dato del giovane. <ride> ma era eh, la mostra per i miei 20 anni di carriera e per il mio 50esimo compleanno okay. allora avevo fatto 100 opere e, e qua sono esposti tutti perché poi eh, il poi lavoro non è stato esposto alla mostra dei 20 anni di carriera come doveva essere okay. è stato esposto un paio d'anni dopo Gabriele i due anni mi ha fatto una corte No, veramente una lotta spietata per avere le opere. Io non le ho voluti dare prima che venivano esposti tutti insieme. Okay. Quando poi eh, ha avuto la, la soddisfazione di esporli tutti insieme, poi eh, dopo... Lei ci ha dato qualcosa. Eh, qualcosa... Lo so. Eh. Eh, eh. Questo è... No, ma lui è un... Egoista. No, lui viene allo studio a vedere le cose che non deve guardare. Eh, tu dici questa impressione? Splendido, splendido. Abbiamo anche appreso eh, evidentemente il perché. Oltre il rapporto, la memoria, l'oggetto, della sedia, ma in questo caso di altri ricordi, beh, queste cose nascono anche con delle commissioni importanti. Benetton, eh, Fraus di Miami, quindi delle eh, commissioni importantissime. E lo stesso. Percorso, rapporto fra oggetto ed ombra moltiplicata per due, quindi ombra irreale, la troviamo nell'opera numero 23. Beh, signori, Annu Paolo è artista raffinatissimo, artista coltissimo e fa una cosa molto difficile. In fondo realizza opere figurative ricercando, rinnovando. Ed è la cosa più complessa. La figurazione, cioè è molto più facile essere. Innovativi nella performance, innovativi nella land art, innovativi nella body art, quindi percorsi giovani eh, relativamente. La pittura esiste da secoli, millenni, quindi essere innovatori nella pittura è la cosa forse più difficile. Hanno Palosuo ci riesce, hanno Palosuo è in grado, sa farlo. Sul set abbiamo diverse cose, di diverse dimensioni anche di diverso prezzo. Io vi dico, portatevi. Uh, là dove vorrete, guardiamole tutte adesso una dopo l'altra partendo, ma in diretta e eh, così le commentiamo, partendo dal velluto nero al numero 18 e qui si esalta il concetto di ombra, essendo il supporto un velluto nero si esalta proprio il concetto di ombra, questa è la bellissima opera al numero 18. Questo l'hai visto Ale? La bellissima opera al numero 18. È grande eh? perché misura questo lavoro eh, un metro per 80. While you're looking for something else, mentre stai guardando un'altra cosa. Eccolo qua. Poi abbiamo già visto nel dettaglio le quattro piccole opere, manca forse la 19 da leggersi nel dettaglio. Eccola qua. Manca la 19, eccola. Eccola. Bellissime. Queste costano poche poco, eh. Siamo sotto i 1000 euro. Si possono scegliere davvero a poco poco poco. Splendida la grande al numero 23, bellissima la 23, signori. Bellissima la 23. Importante, eh, la 23 misura. beh, eh, sì, 80 per 120 anzi 120x80, pubblicata, pubblicata, pubblicata. E poi quattro opere contenute, ma non come 19, 20, 21, 22, godibili, no? Quindi eh, 30 per 40 abbastanza interessanti della dimensione. Invece quelle piccole, piccole sono belle proprio perché piccole, piccole, eh? non fraintendetemi. 30 per 40, splendide. La 24, che leggiamo con calma. La numero 25. È proprio un bravo pittore, Anno Palosuo. È proprio un pittore bravo. Eccola qua, la 25. Si era... <ride> Perché non le facciamo quasi mai le carrellate così, vero? Così, no? A parete, sono rare. Vecchia maniera, vecchia scuola. <ride> la 27 con la bambina in tutù. Andiamo sulla 26 prima, scusami, così facciamo la sequenza numerica ed è l'altro velluto contenuto, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Pensate per esempio a Xavier Bueno, mm? quante attinenze, attinenze ci sono fra Bueno e questo lavoro, questo è splendido, commovente signori. Eccolo la 27, ci sei là sotto, la bambina in tutù, e poi... La grande opera al numero 28. Eccola qua. Signori, un consiglio. La 28 non perdetela. Il grande lavoro al numero 28, non perdetelo. Di questi artisti nostri di scuderia, le opere. Giorgio, scusami, è stata confermata l'opera numero 27. Ah, che meraviglia! La bambina in tutù con l'ombra, eccola qua. La rivediamo un istante, mi scheda. Come volete, la numero 27. Bravi, bravi, bravi. Eccola, allora, anche questa non c'è più. Ce l'ho fatta. Anche questa non c'è più. Ti chiedo, ti chiedo eh, perché Tony è stato bravissimo. Settimana scorsa, mercoledì, Tony ha avuto in studio Annu Palosuo e il dialogo, le domande, le risposte sono state interessantissime. Quindi io eh, chiederei alla regia. Godiamo un po' di quella bellissima intervista insieme. Annu ah, no, era tanto che non veniva a trovarci, eh, io non lavoravo in questa azienda, però era tanto tempo che non veniva in questi studi, siamo stati felicissimi di riabbracciarlo, in realtà lo facciamo costantemente con le opere. Qual è il problema? È che lui lavora nel mondo, lo ha detto per esempio eh, queste opere piccole commissionate da Frau, dalla sede Frau eh, a Miami. Quindi, evidentemente, non è sempre facile averlo accanto a noi. noi. Noi vorremmo averlo ogni settimana con uno speciale. Godiamo ancora di questa intervista. Prego, carissima. Più importanti. Ok. Prima di tutto, c'erano i miei bisnonni erano dei grossi collezionisti d'arte eh, finlandese, a inizio Novecento. Mm -hmm. Collezionavano oh, solo giovani sconosciuti finlandesi quindi non è già un fiuto per quelli sì, che pagano potevano... la eh, collezione non mai il lavoro finale il bozzetto quello fatto a olio certo, come si perfetto, faceva, perché okay. volevano quell'idea più pura che Poi bello. sono quasi tutti i nomi che sono diventati famosi quella collezione è passata a mia nonna mm. e io sono eh, cresciuto dentro quella collezione che e mia nonna ne parlava molto spesso io veramente ho scoperto che erano quadri di valore quanto li abbiamo venduti eh, dieci anni fa, perché mia nonna non ha mai parlato di autori come valore, le ha sempre spiegato perché hanno scelto quel quadro, che cosa c'era importante in quel quadro, quali erano i suoi preferiti e perché erano i suoi preferiti. Che lei non ha mai parlato in termini di soldi dei quadri, certo. E quello è stata una scuola fondamentale, ci credo. E poi ci ho avuto un'altra scuola che per me è stata molto, molto importante. Durante l'Accademia ho cominciato a lavorare a Roma in una galleria come assistente. Che erano gallerie molto importanti dove passavano tutti. Che prima di tutto ho conosciuto tutti i certo. che passavano. E poi il compito mio era vedere tutti quei artisti che vengono in galleria, presentano il proprio lavoro. Sì. Il mio compito era quello di vedere quei lavori e poi scegliere da quelli quello che passavo ai galleristi. per… Quindi selezionavi. E, e loro hanno detto che anche se è un lavoro che non ti piace. devi farlo. Tu devi guardare, loro devono andare via contenti. Così ho imparato a guardare arte, ho imparato a analizzare arte e, e quello è stata una scuola. E poi quello, un insegnamento che io dico sempre, che mi è rimasto da quella, dal lavoro in galleria, è che quando tu guardi un'opera d'arte ne devi poter parlare 5 minuti senza mai nominare la tecnica. E se riesci a fare quello, c'è qualcosa nell'opera. Caspita. Io ci ho provato, una volta io ho fatto un discorso di mezz'ora eh, di fontana, <ride> dei tagli di fontana, senza. Ma, senza parlare di tecnica, okay. perché in fontana c'è talmente tanto. Certo, che assolutamente concordo. Che tecnica è solo ultimo. Quindi il tuo primo approccio è stato con, diciamo, con i, tuoi, i tuoi genitori, i tuoi nonni e poi so di tre biennali consecutivi sì. e poi so che sei, io ti chiamo sempre il globtrotter, durante sì. le mie trasmissioni, te lo dicevo prima, sei l'uomo sempre con il trollio o la valigia, sì. immagino, perché il trollio sarebbe troppo piccolo, sei sempre in sì. Sud America, un giorno dico Montevideo, ma come se diventasse un ritornello Monte Carlo. Sì, sì, sì. So che in Sud America stai... Stai facendo delle cose incredibili, so che ultimamente stai lavorando anche in Brasile, un progetto molto importante. Sì, sto preparando adesso in Brasile perché io due anni fa ero inv eh, invitato al Biennale Ciuritiba eh, per un evento collaterale okay. e che è stata una bellissima esperienza. Ciuritiba c'è questo museo meraviglioso di, di, di forma di occhio, e, è, è proprio un occhio che calleggia in aria, wow. 900 metri quadri spazio espositivo, è, è bellissima. E là eh, il curatore principale del Biennale ha visto il lavoro, gli è piaciuto e mi hanno invitato quest'anno a Biennale Ciuritiba che si inaugura il 21 settembre. In stessa mostra con Anis Kapur, Secentridge. Uh, cioè uh, Caspita. C'erano i nomi molto importanti, assolutamente. Uh, sì, si portano tre lavori, ma sono parecchio. Assolutamente mia. opere d'arte di un certo livello. E invece all'inizio di settembre inaugura una personale nel, um, nel Museo di Blumenau. Nel, sempre nel, nella Paraná, nel sud del Brasile, che probabilmente questo personale poi si sposterà nel museo di Florianopolis, che stiamo trattando, ah, e dovrebbe spostarsi in un museo in, uh, a Lima, in Perù quindi in Sud America so che sei già Sta dando un, ti soddisfazione. soddisfazione. Peraltro strano da dirsi perché tu vieni da una cultura nordica, far breccia nel cuore del mondo latino, e direi sì, che sì, fai sì. una cosa bellissima, anche perché i tuoi, le tue opere d'arte hanno questo mix di eh, iconografia finlandese, quindi nordica, anche se poi io vedo più fiammingo, se mi perdoni, io sai che sono sempre molto restio a fare dei... Sì. La, me, la mia cultura è sempre molto molto contenuta, ma vedo un po' di... Riferimenti di sì. artisti fiamminghi del 500 e del 600, se mi posso permettere, anche se so che ti hanno costato a due grandi nomi. Cioè, prima Pistoletto, sì. lì, cioè, abbiamo un'opera che è proprio a riferimento di Pistoletto e poi Lucien Freud, Lucia che Freud, è il sì, figurativo sono... più importante che tu mi insegni. Sì, poi sono. Pistoletto, proprio quelli con i fancani, guarda sono proprio. Ecco, posso personaggi. chiedere direttamente, chiedo tanto ringrazio veramente Alessandra, ovvero il mio team, la nostra Lauretta e logicamente abbiamo anche il piacere di avere Raffaella alla regia e Gabriele. Posso chiederti il favore di farci vedere l'opera numero 20, magari con lo slide? Ecco questa. Sì. Adesso un attimo, solo che, un attimo, solo che adesso ritorniamo al numero 20, eccola qua. Sì, questi sono proprio personaggi di pistoletto, perché io poi uso sempre immagini, per me è molto importante che siano immagini che ognuno può identificarsi Assolutamente dentro. Assolutamente sì. E magari quelle opere non sono ancora nel nostro studio. Noi abbiamo questi lavori splendidi, di grande importanza e molto belli, quindi sceglieteli, signori. Eh? A posto? Ah no, per questo mi segno del, del microfono. Eh, metteteli in collezione. Sceglieteli, signori. Fateveli mettere da parte. Mi raccomando, tutti, partendo dal numero 28, vi consiglio il 28. Vi consiglio il 28. Vi consiglio il 28. Questo è splendido. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. Ok, 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 allora mi hanno ragguagliato, ci sono tanti tanti interessi su diverse cose. Abbiamo parlato delle opere di Annu Palosuo, una conferma, sono convinto che ne arriveranno molte altre, eh, la trasmissione sta avvolgendo al termine, eh, mancano 30 minuti, poco più, vi ringrazio per le varie conferme che sono giunte e eh, questo è il quadro preferito della mia amica Alessandra, il sughi che è bellissimo e dà perfettamente ragione e vorrei... Adesso andiamo sul mambo, però vorrei dedicargli ancora uno spazio, ancora un minuto a questo lavoro così importante, così significativo, così, così bello, così, così giusto. Vorrei dedicargli una, una lettura. Beh, le cose che non puoi non dire di fronte a questo quadro sono per esempio che questa è un'opera che ha partecipato una delle più importanti mostre su sughi, eh, Alberto Sughi Antologica 1955-1970, curata da De Micheli. Vi ho detto ieri, in maniera molto ripetitiva, magari annoiandovi, che De Micheli è uno dei più grandi critici del Novecento che conosce la, la grande figurazione italiana di ogni tempo, poi eh, l'Ottocento, i primi del Nove, sono veramente sue straordinarie, erano evidentemente, sue straordinarie passioni, e, beh, e questo grandissimo critico, al verso c'è l'etichetta, il cartiglio, c'è tutto, questo grandissimo critico ha eh, voluto questo quadro, questo quadro, in mostra. In quegli anni De Micheli era maturo ma ancora giovane, così come eh, Sughi. E immagino no? che i due abbiano insieme vagliato le opere da proporre, no? da, mettere, da proporre al pubblico, da mettere in mostra. E quella mostra era. Eh, si svolgeva in un lasso di tempo di 5 lustri, di 15 anni, quindi dal 55 al 70, e questa era una delle ultime opere. Allora, oggi è storica, è storicizzata perché poi il maestro ha continuato a lavorare sino al 2012, 2013 e molto. No? Quindi questa è già opera storica. Siamo nel 70, opera enorme, opera importante, di, di grandissimo valore, di meravigliosa bellezza. Poi i paesaggi, ieri ho cercato di spiegarlo bene, magari riuscendoci in parte, non so, eh, perché io amo molto i paesaggi di Alberto Sughi, eh, beh io amo tutti i soggetti, amo i caffè, amo gli interni, le abitazioni, le case, però perché amo eh, profondamente i, eh, i paesaggi di Sughi? Perché i veri ritratti dell'uomo Alberto Sughi li realizza con i paesaggi. Cioè, mi puoi mandare, Laura, se cerchi Alberto Sughi Pittore su Google, troverai tante immagini, troverai tanti quadri dove eh, si vedono bar, caffè antichi degli anni 60, fumosi, con delle figure che stanno fumando. Quando puoi, mandami una di quelle immagini se, se riesci, grazie Laura. E in quelle immagini certamente si fa un ritratto dell'intellettualità umana, dell'uomo, ma è soprattutto nei paesaggi dove Alberto Sughi ci racconta le emozioni. Qui Alberto Sughi non sta raccontandoci le proporzioni, il bel verde, un temporale che arriva, l'aria. Non è Cascella. Cascella racconta, racconta l'atmosfera no? naturale. È un naturalista Cascella. Lui è un neorealista, è un intellettuale. E dentro questo paesaggio è nascosta un'emozione, c'è emotività, c'è un pensiero, c'è uno stato d'animo. Alberto Sughi è un pittore di stati d'animo. E dentro le immagini di Sughi ci sono gli stati d'animo, quelle nuvole grandi che stanno arrivando. Sono emozioni che incombono. Sono emozioni che incombono. No? Sulla scena. Quel, quel vento che sembra muovere. Che sembra muovere. E evidentemente gli alberi. Siamo noi gli alberi mossi dalle emozioni. Questo è un quadro. Ah, bravissima! Bravissima. Bravissima. Vedete? Questo è un caffè. Un rapporto fra Brava, bravi, Laura, meravigliosa, splendida. Hai scelto opere bellissime. Ecco i caffè, una certa borghesia lasciva, annoiata. Avete presente? Andiamo, si, sì, andiamo, andiamo. Sì, teniamo live. Siamo in diretta, scusami. E voilà. Eh, chiamano sui Palosuo. Prego, prego. Eccoli qua. Allora.

Eccola qua. Eccola qua. Splendida, 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 splendida. Il velluto, bellissimo. Bellissimo. Questo è un quadro meraviglioso. Questo è un quadro splendido. Allora, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Mentre stai guardando da un'altra parte. Mentre stai guardando? While you're looking for, credo sì. Eccolo qua. Poi con l'altarena abbiamo anche la 28. Sì, sono belli 28 va benissimo. Va benissimo. Rimani pure su quello, rimani pure su quello, scusa. Sì, adesso arrivo, adesso arrivo. Volevo fare questo. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua. Le due opere in velluto, sul velluto nero. Eccolo qua. 2018 questo lavoro, e credo che sia ancora. Ecco l'immagine. C'è un amico che proprio sta meditando se confermare o il piccolo velluto o il grande velluto. Se vuole anche bloccarli entrambi per poi scegliere. Lei è padrone assolutamente di fare ciò. Sono splendidi. I velluti nero sceglieteli. I velluti nero sceglieteli. Non mancate queste meraviglie. Non mancate queste opere. Trova veramente un supporto ideale per il suo percorso. Ideale, amici cari. Ideale. Rimetto al suo posto l'opera numero 26. Poi ripeto, se si vuole vedere anche più di un quadro, lo si può fare molto serenamente. Grande, importante. E beh, lavorando sui, su, lui sulle ombre è chiaro che il velluto nero diventa fondamentale, diventa splendido come supporto perché è forse l'ombra più profonda, l'ombra più intensa. Lui gioca dipingendo il bianco, no? Dipingendo il bianco, torniamo anche sul 26. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Vabbè, a questo punto, eh, io lascio a voi la parola eh, perché siete in tantissimi che state chiamando su diverse cose e quindi è giusto che voi mi proiettiate su un lavoro piuttosto che su un altro. Che meraviglia. Spero che li scegliate davvero, amici cari. E complimenti per la richiesta. Il Sughi, eccolo qua. Eccolo qua. Il Sughi, eccolo qua. Per voi amici cari, per voi Per voi, per voi. Poi questo quadro, tutte le cose che abbiamo detto, la mostra, il senso del lavoro, ha un prezzo molto interessante, è un... Dicevo, molto interessante anche la proposta economica, che è contenutissima, che è bassissima, che è bassissima. La proposta è bassissima, questo pensate, è un quadro che costa, do un'indicazione, meno di 15 mila euro è un quadro che costa meno di 15.000 euro. Capite che non è possibile per un sughi storico come questo. Capite che non è possibile. Vero? Almeno io ho questa netta percezione di essere di fronte a un quadro storico e splendido che diamo a niente. Poi, fra l'altro, questo quadro ha una cornice di grande valore, una cornice così costa più di 1.000 euro, signori, eh? foglia oro intagliata, costa più di 1000 euro ma non voglio vendervi la cornice allora 20 minuti vieni carissima eh, volevo andare sui tedeschi poi mi avete chiamato mi avete, avete confermato il lavoro di, al numero 9 eh, di Willow, mi avete riportato sulle opere di Palosuo sì, in, in in al numero 12 certo eccola, ragazzi, qua. No. eccola qua eccola qua è qui che andiamo a concludere. È qui che andiamo a concludere. C'è qualcosa di. No, a posto. È qui che andiamo a concludere sul bellissimo lavoro di Mambor al numero 12, sulla splendida opera di Mambor al numero 12 la bellissima opera di Mambor al 12 e dico le cose che ho già detto no, all'inizio di trasmissione su questo lavoro scegliete questo pezzo perché è forse l'ultima possibilità che avrete di comprare un'opera di Mambor diciamo a queste dimensioni economiche, non è un quadro che costa 30, 40, 50 mila euro. Quindi oggi già Mambor, oggi Mambor è artista già proiettato verso cifre importantissime e lo sarà sempre di più, lo sarà sempre di più. Vi consiglio, sceglietelo, se ancora non avete Mambor, se volete mettere in collezione Mambor, se le vostre economie non sono illimitate per scelta magari, Uh, mettete in collezione eh, però... questo lavoro di Mambor sì. mettete in collezione quest'opera di Mamboro che è un'opportunità meravigliosa, un'opportunità splendida. Mettete in collezione quest'opera di Mamboro. Fatelo signori. Perché le prospettive sono importantissime. Non sto a rifarvi tutta la presentazione, vi sintetizzo quello che ho detto inizio diretta, ovvero uh, amici cari, Mamboro è trattato evidentemente dalle grandi, grandi gallerie internazionali, dalle grandi, grandi gallerie internazionali, che internazionali quindi lavorano con il mercato mondiale e le economie di questo artista non saranno più le importanti economie del mercato italiano, perché quando un'opera bella grande costa i 30, i 40 mila, in Italia costa già tanto, no? si è contenti, accidenti, quel quadro l'ho comprato a 5, adesso vale 40. Sono piccolezze nostre. Se andate nei, nelle grandi fiere, i quadri importanti costano milioni. Non voglio dirvi che questo quadro costerà 10 milioni. Non so quanto costerà, però so è così che sta entrando in quelle dinamiche commerciali. E quindi siamo evidentemente di fronte a eh, come dire, un portone che si spalanca. Però è già tardi. Però è già tardi voi. Quando è l'ultima volta che avete visto un mambor piccolo, abbordabile, che si può scegliere facilmente? Quando è l'ultima volta? Signori, signori, ormai stanno passando tanti mesi e a breve anche Arte Investimenti non potrà più proporre mambor con questa frequenza, non con questa qualità, perché ogni volta che avremo mambor sarà sempre qualità importante, però a questi prezzi non potremo più farlo. A questi prezzi non potremo più farlo. È una grande opportunità questa. Eh? È una grandissima opportunità. È una grandissima opportunità. È una meravigliosa opportunità. Abbiamo 16 minuti da qui sino al termine per raccogliere i vostri interventi, per raccogliere le vostre conferme e vorrei piuttosto che foste voi a dirmi dove andare, a dirmi che cosa leggere, che cosa, che cosa vogliamo prendere in considerazione, cosa volete prendere in considerazione. Ditemi signori. Guarda Raffaella, 12-13, 2 top lot. 12 e 13, due quadri straordinari, due quadri meravigliosi. E c'era un gentile amico, una signora, che, grazie, facciamo due passi verso i Palosuo, che, eh, che è innamorata dei velluti neri di Annu Palosuo. Dimmi carissima? Ah, un amico, un amico, un amico, un amico, mi correggo. C'era un gentile amico, eh? collezionista. Mi ha già sbagliato ma di Allora, un grande collezionista, mi dice la mia amica eh, Alessandra, che ha diverse cose di Palosuo. Bravissimo, complimenti. Lei è amante della grande pittura, fra l'altro anche appassionato di Marco Abisso, quindi la pittura ne ha cinque, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Complimenti, amico Caro. Eh, e ha anche diversi lavori di Anno Palosuo. Le vorrei dire questo. Lei ha i vari cicli di Annu Palosuo, del maestro, ha varie opere, varie dimensioni, ha tante cose. Le mancano, vieni Raffaelina? Le mancano i velluti, i velluti neri, le mancano queste, queste cose così sensibili, così interessanti, così giuste. Io ne ho due e, amico caro. Ma certo, con calma ricamerà, ehm, abbiamo pochissimi lavori su supporto velluto nero. Le dico semplicemente questo, artista che lavora sulla memoria, sul ricordo, sull'ombra che è simbolo di memoria e ricordo, poche opere come i velluti esprimono la perfezione, il concetto dell'ombra. Sono due cose differenti per dimensione e anche per prezzo, ma tutte e due bellissime. Le do un consiglio, senza volerla forzare in niente, se ha piacere, per continuare a pensarci magari, blocchi. O il 26 o il 18, i blocchi. E poi domani parlerà con l'ufficio commerciale, tutte cose che le sa perfettamente perché è il nostro affezionato cliente. Però io i velluti neri, dato che non li ha in collezione, li bloccherei per scrupolo. Vediamo il 18 ancora, nel mentre rimetto al suo posto il 26. Ecco qua.

Raffaellina? Tutti e due 11 e 12? Eccoli qua. Splendido anche l'11, eh? Meraviglioso anche l'11. Che bello. Ecco i due mambor che posso proporre al nostro miglior pubblico. Ecco i mambo che posso proporre al nostro miglior pubblico. Signori, la trasmissione sta per terminare, noi mancano, abbiamo 12 minuti e poi ci salutiamo. Quindi, mi raccomando, ciò che interessa. Eh beh, ci è il caso di bloccare. Grazie eh. a lei, alla prossima. Buona serata. Devo dire, eh, alla fine avete chiamato in tantissimi, eh, avete chiamato in questa diretta in tantissimi. Alcune conferme belle, grazie per il Guillo, grazie per il Palosuo, grazie per il Chiari, in tantissimi stanno valutando questo lavoro, spero che arrivi la conferma anche sul Sughi, una conferma di un quadro molto importante proposto ieri, quindi grazie infinite, grazie infinite, però manca quest'opera, cioè l'opera più, forse la prima da scegliersi, poi certamente Willow ha un altro prezzo, eh, il lavoro di Chiari l'ho detto, costava 750 euro, quindi è imparagonabile. Ma per il pubblico di arte e investimenti la prima opera da scegliersi è questa al 12. La prima opera da scegliersi è questa al numero 12. E sarà, lo ripeto ancora una volta, l'ultima possibilità di mettere in collezione una cosa godibile ma non enorme, quindi con un prezzo contenuto e splendida. E splendida. Dai! Dai! Amici cari, sceglietela! 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 Mi rivolgo a tutti coloro che stanno pensando a queste opere. Eccolo qua, il binomio vincente. L'altra meraviglia è questa. È il grande emulsionato, la grande opera emulsionata di Mario Schifano. La grande opera di Mario Schifano. No, allora, queste emulsioni sono dei primi anni 70. Io non so se in, da, se in nota abbiamo un anno esatto, forse il 73 dello Schifano. 73, primi 70, vediamo. Vedete, prima metà anni 70, di solito queste sono opere del 73, semplicemente eh, dichiariamo, perché evidentemente l'autentica dice questo, prima metà anni 70, ma eh, ci sta tutto, ci sta tutto, sono le primissime opere che eh, Schifano realizza con la tecnica della emulsione. Quindi, è chiaro che c'è una fotografia, c'è un'immagine che ritrae un'altra immagine televisiva emulsionata sulla tela e poi la coloritura, queste cromie che sono tipiche degli anni 70, la nemicità, colori leggeri, morbidi, senza materia, esattamente all'opposto di ciò che poi farà eh, negli anni 80, dieci anni dopo aver fatto questo quadro anni 80, anni 90 invece rientra in possesso del gesto e della materia. Il gesto c'è anche negli anni 70, eh, però non c'è materia. C'è variazione, c'è cromia, ma non c'è intensità materica. Quindi è un'opera perfettamente attinente no, alla ricerca più interessante e importante di questi, di questi anni ed è opera valida, validissima, giustissima, anzi aggiungiamo, signori, è il massimo che si possa scegliere per quanto riguarda lo schifano mediatico. E lo schifano per me più significativo è questo: lo schifano mediatico è il massimo. Se arrivate a Miarte c'erano quelle importantissime opere della Fondazione Marconi erano proprio grandissime emulsioni, grandissime emulsioni di questi anni, di questi anni. Quadro formidabile. C'è anche un caro amico. Che ci segue da, da Bolzano, che oggi ha chiamato, ero in eh, centralino. Stavo evidentemente eh, affiancando il grande Diego, e sta pensando a questo lavoro. Sono convinto che arriveranno in più d'uno su queste meraviglie. Vedete anche quell'importante lavoro di ieri, del Realismo, di cui ho parlato, poi oggi confermato eh, quel campo di pane di Mario Schifano, sul quale in tantissimi avete chiamato confermato venerdì, ma tante altre chiamate, insomma, le cose belle vanno sempre regolarmente. Quindi questo schifano, i due Mambor, però per economia in primis forse il numero 12, perché chiaro, il 12 si rivolge a più collezionisti, sono lavori che sceglierete sicuramente con grande velocità, con grande velocità. Però signori, io ho sei minuti, eh? Scarsi, quindi la trasmissione è pressoché finita, terminata. Poi ho avuto la forza di non dedicare tutta la diretta al mio, al mio amatissimo Sergio Scatizzi, però magari lo faremo in un'altra trasmissione. Vi ricordo il palinsesto. Vi ricordo il palinsesto mercoledì? Vero Tony? Benissimo, benissimo. Quindi domani eh, Gabriele, il mio amico Gabriele okay? amico Gabriele Boni, Tony, che è stato con noi questa sera, no? Nel mentre intervistava Annu Palosuo, e io lo saluto con tanto affetto. Io sono molto affezionato a Tony. Io, mh, Prima di entrare in contatto con questa azienda ho chiesto il permesso al mio amico Tony Parvisier perché è una persona splendida, di grande cuore, e grande professionista, grandissimo professionista. Tony, mercoledì. E poi il weekend che riparterà venerdì sera con una mia trasmissione, sabato con. Franco poi domenica mattina, pomeriggio, quindi grande, grande arte e investimenti. E vedrete che già domani sera, venerdì, mercoledì, queste opere non ci saranno più. Al prossimo weekend questo, questi lavori non arrivano. Siamo abbastanza sicuri, abbastanza sicuri. Però in questi quattro minuti eh, cosa vogliamo, di che cosa vogliamo parlare, di che cosa vogliamo... Eh? Qual è l'ultima vostra richiesta? Posso fare qualche cosa per voi? C'è ancora qualche cosa che vorreste valutare? Mm. Io faccio ancora due passi sul set, ve lo rimostro senza le schede, ma così passeggiando sul set. Il set si apre con delle bellissime opere di tedeschi, con delle splendide opere di tedeschi, che è presente adesso in biennale e sono veramente di grande livello, veramente di grande importanza. Poi questo angolo di. Informalità naturale, eh, il grandissimo Sergio Scatizzi, con quattro lavori, uno più bello dell'altro. Questa è straordinaria. Eh? Questa è straordinaria. Eh, in conferma, il Willow al numero 9. È invece disponibile il Mastroianni storico al numero 10. I top lot per quanto riguarda quella Roma, quella, quegli anni. Eh, romani dove Mambor fu protagonista, mh, però insieme ovviamente al grandissimo Mario Schifano e di Schifano e Mambor abbiamo delle opere splendide stasera, come vi ho detto più volte, e guardate che opera di Giosetta Fioroni al numero 14, guardate che opera della Fioroni, vedete ad andarvi via di testa, è un quadro formidabile. Ma poi il bellissimo Sughi al numero 15 lo straordinario Sughi al 15 di grandissima qualità, la chicca di De Chirico che non vorrei aver sottovalutato, andiamo nel dettaglio, ti prego un istante, andiamo nel dettaglio. Eccolo qua, questo Cavallo e Cavaliere, opera pubblicata, eh, opera autenticata, la fondazione, opera perfetta, opera meravigliosa. Che pittore, Chiara De Chirico, signori, che tocco, che mano, eh? che mano straordinaria, mai pedante, mai volgare, mai eccessiva e allo stesso tempo barocca, virtuosa, però mai, ehm, mai, mai un vezzo sul quadro, sempre vuol dire una pittura, appunto, un'epopea pittorica, però con grande eleganza forse pittoricamente il più grande di tutti, guardate che anche che tavolozza che ha con questi marroni, con questi ocra. Grazie, continuiamo in questo ultimo percorso. Lo facciamo live. Tozzi, altro quadro formidabile, altro quadro formidabile, e poi la parete con le opere di Anno Palosolo, dove abbiamo sentito ci sono diversi un minuto, diversi interessamenti, diversi primi approcci che sicuramente diventeranno conferme e acquisizioni. Allora, amici cari, se poi qualcuno fra voi domani volesse parlare con il sottoscritto di queste opere, io sarò in ufficio, orari d'ufficio, eh, lavoreremo per il weekend, come sempre, penseremo un po' al, al da farsi, c'è sempre tanto lavoro qui, quindi se qualcuno volesse anche parlare con me domani in orari d'ufficio, ma in realtà tutto il giorno io sono a vostra totale disposizione, ai numeri che trovate anche in sovraimpressione, oppure basta andare sul sito Arte Investimenti e trovate tutti i contatti. Io ringrazio la mia amica Alessandra, grazie infinite. Grazie a te Giorgio, e grazie a tutti i cari amici a casa che hanno partecipato, numerosi. È vero, è vero, Alessandra, hanno partecipato e hanno anche confermato opere molto belle. Poi eh, la mia amica eh, Raffaela, grazie, così come Laura, ma debbo salutare. Noi ci vediamo venerdì alle ore 22. Amici cari, come sempre, chiama l'arte, ama la vita. Buonanotte. Thank you